possiamo fare una piccola pausa, Mati? Comincio ad essere un po' stanco di posare. Oh, certo, perdonami, Dada. Ci vuole sì una pausa. Per oggi ne ho abbastanza. Il dipinto non è un granché. Forse dovresti informarti di più sull'artista. Avevi detto che questo pittore ti emoziona, giusto? Sì, è straordinario. Caravaggio. È stato definito il più grande di tutti e il suo modo di dipingere ha cambiato il mondo dell'arte. Dada, io vorrei dipingere con uno stile drammatico come faceva Caravaggio. Le sue tele sono definite drammatiche, piene di mistero, lampi di luce e ombre oscure. Ed è quello che ho provato a fare. Colpi di luce, molte ombre. Quando guardo i suoi dipinti, mi sembra di vedere degli artisti su un palco in piena oscurità illuminati da un fascio di luce. Ma te, la mia ombra, guarda, si è staccata da me. Ehi, ombra, torna qua. Non sta attento. Dada, io volevo finire il mio... Scommetto che l'ombra è andata da quella parte. Ehi, Mati, c'è un cesto di frutta. Dici che posso prendere qualcosa? Non credo che tu possa mangiare il cibo altrui, ma... Ehi, è un dipinto. Pensavo che fosse proprio vero, Dada, super wow. Alcuni frutti sono marci, guarda. I vermetti hanno lasciato dei buchini. E alcune foglie sono appassite. Certo, non si può dire che sia un bel dipinto. Incompetenti! Non hanno voluto pagare il mio dipinto! Vogliono che faccia qualche modifica! Tutto questo è ridicolo! Caravaggio, su, non ti arrabbiare! Apporterai qualche modifica e vedrai che ti pagheranno! Dicono che abbia usato un povero mendicante come uno dei modelli per il dipinto! Di nuovo! Ma con che tipo di persone abbiamo a che fare? Caravaggio, non sprecare tempo ad arrabbiarti. Non serve. Di un po', Giacco! Li hai invitati tu, questi due? Chi sono? Guarda che li butto fuori, capito? Beh, vi piacciono i miei quadri o no? Io sono Dada e adoro il suo dipinto. Ma non lo definirei bello perché, vede, alcuni frutti sono piuttosto marci. Pensavo che fosse un cesto di frutta vera. Mi sembrava di sentire anche il profumo. Ma voi cosa ci fate qui nel mio studio? La mia ombra è scappata e si è nascosta qui da qualche parte. Ti servi la fortuna per riuscire a ritrovarla in mezzo alle altre ombre che si trovano in questo studio buio e ombroso. Io sono Mati e so che lei è tra i più grandi pittore di tutti i tempi. Sono qui perché voglio imparare a dipingere come lei, signore. Caravaggio, vuoi che li cacci via? Sono tra i più grandi pittori di tutti i tempi. Hai detto? No, sono dei miei cari amici. Sembra di sentire il profumo della frutta, eh? È così reale, vero? È interessante il suo modo di dipingere, perché lei non vuole eseguire solo un bel disegno. Volevo che il cesto di frutta fosse reale. Esattamente come sarebbe reale il ritratto di un re, se dovessi dipingerlo. Ma la gente questo non lo capisce. Sulle mele si vedono i buchi dei vermetti. Le ho copiate dal vivo. Le foglie sono rinsecchite e alcuni frutti piuttosto marci. Guardavo il modo in cui è disegnato il fondo del cesto. Sembra quasi che stia per cadere nella stanza. Ho utilizzato un trucco per dipingerlo. Esso contribuisce a far pensare a chi lo osserva che sia vero. Io voglio che tutti gli oggetti e i personaggi che animano le mie tele siano come nella realtà. Ehi, è la mia ombra! Ma non è assurdo che abbiano rifiutato i miei dipinti solo perché ho usato ladri e borsaioli o persone poco raccomandabili come modelli? È come dipingere la frutta, anche se marcia come nella realtà. Wow! Questo dipinto è Narciso. È ispirato al personaggio della mitologia greca Narciso. Il bellissimo giovane non sa che l'immagine che vede nel laghetto è il riflesso della sua persona. E se ne invaghisce tanto, ma così tanto, da non riuscire più a staccarsene. E resta lì per sempre ad ammirarsi nell'acqua. Già, è una storia così triste. Nella mia arte ci deve essere la passione. Innanzitutto, io non disegno mai le figure sulla tela prima di dipingerle. Traccio rapide incisioni con uno stilo, così so esattamente dove posizionare le figure quando dipingo. L'immagine è scura e ricca di ombre. Certo! Gli altri pittori di solito usano un fondo chiaro sulla tela prima di iniziare il lavoro. Io invece stendo una tinta scura. Sul tetto ho posizionato un grande specchio per far riflettere la luce brillante del sole nell'oscurità del mio studio. Geniale, eh? Vi prego, non dite però alla mia padrona di casa che ho dovuto bucare il tetto per questo motivo. E poi ho un secondo specchio che posiziono in questo punto per dipingere. Serve una luce molto brillante per i dipinti ricchi di ombre. Davvero, luce brillante per le ombre.
Wow, adesso ho capito! Serve a dare un effetto drammatico! Tutti i miei dipinti sono caratterizzati dal chiaroscuro, il nome della tecnica che prevede l'uso di luce e ombra. Ah sì, le figure appaiono come se fossero attori di teatro sul palcoscenico, esaltati da un alone di luce, mentre il resto è nascosto nell'oscurità. Chiaro scuro. Sembra che Narciso stia emergendo dall'ombra. Si direbbe quasi che lei abbia dipinto solo le parti illuminate. I miei dipinti danno luce all'oscurità, ma voglio che le ombre siano vive. Le ombre devono essere appena accennate. A volte addirittura non devono apparire affatto. Eppure talvolta costituiscono la metà del dipinto. Tutto questo nasce dalla passione. Ho cercato la mia ombra dappertutto, ma credo, anzi ne sono certo, che il dipinto abbia preso vita. Narciso è uscito dal dipinto. Non sarei uscito davvero dal dipinto. Mi era sembrato di vedere qualcuno qui intorno muoversi tra le ombre e quindi volevo dare un'occhiata. Ah, tranquilli, Ciacco è il mio modello. Gli ho permesso di esercitarsi qui con il violino. Con permesso, torno a esercitarmi. La mia ombra è introvabile, sembra sparita. Oh, oh, ma tu guarda che sciocco, l'ho tanto cercata e lei invece è sempre stata dietro di me. Oh, arrivederci, signor Caravaggio. Grazie per avermi parlato della tua fantastica arte. Ti avevo detto che potevi esercitarti con il violino qui nel mio studio ogni tanto. Non continuamente, chiaro? Ho finito. Il risultato è decisamente migliore adesso. Vieni a vedere. Ecco, io non posso. Puoi girarlo verso di me? Certo. Dada, wow, davvero fantastico. Lo è grazie a Caravaggio. Forza, mangiamo qualcosa, ho fame. Che non mi posso muovere. Ho incollato l'ombra sotto di me per impedirle di scappare un'altra volta. Ah sì, sei sicuro? Va bene, mi sono accidentalmente... incollata al pavimento, niente di grave.